Ciao, sono Luca e in questo video vedremo che serie fare, ripetizioni e quali pause per appunto aumentare la massa muscolare e come sempre semplificando rispetto alla maggiore complessità dovuta alle differenze individuali. Se parti da zero puoi partire con un 3x12, quindi 3 serie da 12 ripetizioni e indicativamente con delle pause di 30 secondi fra una serie e l'altra, anche se in realtà sono un fan delle super serie, cioè zero pause fra una serie e l'altra di più esercizi per aumentare l'intensità. Se sei già un po' più avanzato, un 4x12 va benissimo. Dopodiché, da questa base di partenza, semplificando nel corso del tempo, arriverai a fare un 5x8, cioè si riducono le ripetizioni, aumentano le serie e aumentano i carichi indicativamente del 5% ogni 2 settimane. Sempre con tecnica impeccabile, pompaggio, mi ascolto, miglioro la connessione mente-muscolo, test e guida sono sempre riferimenti. In questo modo mantengo per l'appunto i migliori esercizi per ogni muscolo piano piano. Quindi 3x12 oppure 4x12 se per appunto non parti da zero, fino ad arrivare a un 5x8, aumento dei carichi del 5% non in maniera lineare, però indicativamente questo è un po' l'andamento. Dopodiché parti semplificando con 3 esercizi per i muscoli più grandi, se non sei avanzato, petto, schiena, gambe, e 2 per quelli piccoli, oppure 4 esercizi per appunto per i muscoli più grandi, petto, schiena, gambe, e 3 per spalle e braccia se sei avanzato. Ancora una volta parti con i movimenti di base, panca piana, croci, spinte, squat e così via, poi nel corso del tempo, in tempo reale, mano a mano che ti alleni e senti il tutto, vai a mantenere nel corso del tempo i migliori esercizi che senti per ogni muscolo e ancora una volta interviene il discorso ascolto di sé. Fai quindi che è la vera chiave di volta, non è un dettaglio, quindi mi raccomando, mano a mano che per appunto progredisci da un 3x12 o da un 4x12 a un 5x8 e aumenti i carichi, mantieni quello che senti al meglio in termini di come si fa a sentire un muscolo, in teoria è come sentire se hai fame o sete, lo senti a tempo zero nel momento in cui ti alleni. Se io faccio così, sento che i miei bicipiti rispondono diversamente rispetto al petto, rispetto alle spalle e così via. E per l'appunto, dopo nel corso del tempo, mi focalizzo solo su quei movimenti e come sempre questo discorso di ascolto di sé è molto più importante rispetto ai numeri. Dopodiché le pause per l'appunto mantenere breve all'inizio, come detto, se parti da zero magari pause di 30 secondi, se magari sei già più avanzato con un 4x12 fai tutto in super serie, quindi prima serie seconda, seconda serie prima e così via, tipo ping pong, anche eventualmente per compensare i minori carichi che hai a casa in termini di dischi e manubri. Poi nel corso del tempo lasci piano piano le super serie e passi a un piramidale. Se sei a casa comunque devi avere a disposizione manubri regolabili e panca multifunzione, se in palestra problemi non ne hai. Per l'appunto aumenti i carichi nel corso del tempo, ancora una volta con un piramidale in maniera più importante, cioè ogni singolo esercizio per i fatti suoi, con una pausa fra una serie e l'altra, aumentando il carico ad ogni serie con le ripetizioni che si riducono. In questo modo, semplificando al massimo, progredisci nel corso del tempo con ottimi risultati, soprattutto affianchi all'aspetto analitico, cioè i numeri visti fino adesso, l'aspetto di ascolto di sé, quindi mantieni ciò che senti al meglio e dopodiché da lì puoi avere ottimi risultati anche a casa senza perdere tempo con troppe teorie, semplicemente con il focus sui migliori esercizi. Estremizzando, se ad esempio magari per il petto senti bene soltanto la panca piana, mantieni soltanto quella, sei a posto senza bisogno di fare 1000 esercizi se gli altri 999 non li senti al meglio. Quindi ti rimando ai miei video test e guida, come sempre metafora di Rocky 4 per avere una prospettiva diversa, paradigma autoconsapevolezza e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!